Sindaco Radice, un grande cambiamento per Legnano, per Busto Arsizio. Adesso Legnano è uno dei più grandi stakeholder di Neutalia, quindi ovviamente è coinvolto in prima fila. Oggi si è parlato delle novità che arrivano all'interno del piano industriale. Sì, novità che nascono soprattutto da un percorso di ascolto, un percorso che, come ho avuto modo di dire insieme anche alle altre persone che erano presenti in sala, è un percorso di ascolto che si deve fare e che noi sindaci continuiamo a fare. L'ascolto si fa sempre in due, per cui il dialogo soprattutto si fa sempre in due. Io spero sempre e confido sempre nella volontà di tutti di dialogare per il bene del nostro territorio e per dialogare affinché davvero si trovino delle soluzioni per fare davvero la transizione ecologica. La transizione ecologica non si fa solo con tante belle parole, con tante belle chiacchiere, si fa anche con il coraggio di mettere in campo dei progetti ambiziosi, dei progetti che sono sempre migliorabili. Noi sindaci spesso, quando ci relazioniamo con le società che mettono in atto questi progetti, siamo un po' dei rompiscatole, perché raccogliamo le sensazioni, i dubbi, le paure dei nostri cittadini e cerchiamo di usarle per portarle alle società che sono società partecipate, quindi sono società pubbliche, a controllo pubblico, affinché queste preoccupazioni, queste legittime paure vengano trasformate in risposte che diano le migliori risposte e la migliore sostenibilità, le migliori garanzie di sicurezza ai nostri cittadini. Devo dire che il management di Neutalia, tutta la compagine sociale sta veramente facendo un grandissimo lavoro per migliorare una situazione che sicuramente non era facile, che è stata rilevata, e per dare un futuro che sia veramente nell'ottica dell'economia circolare. Anche questa sera abbiamo visto anche i contributi che sono arrivati da alcuni stakeholder importanti, associazioni ambientaliste, università, eccetera, vanno nell'ottica proprio di innalzare ancora di più gli standard di sicurezza, di garanzia per la salute, ma anche proprio di migliorare gli impianti in una logica di sempre più forte di economia circolare. Che cosa vuol dire? Recupero della materia. Recupero della materia che deve essere fatta in una logica sistemica. Legnano sta partendo, è partito ormai da alcuni mesi con la tariffa puntuale, è un esempio virtuoso che abbiamo preso da altri comuni e che una città di 60.000 abitanti sta mettendo in atto, sperimentando una politica che chiede certamente ai cittadini un ingaggio importante, ma che serve proprio per andare verso dei modelli di comportamento virtuoso. Economia circolare, transizione ecologica vuol dire anche questo: imparare anche a ridurre lo spreco, ridurre il rifiuto, differenziare sempre di più e poi avere degli impianti efficienti che siano capaci sempre di più, e questo lo farà il termo valorizzatore di Borsano con il piano di sviluppo che oggi è stato presentato anche alla luce delle integrazioni, una capacità di separare sempre di più la materia, recuperare sempre di più la materia e usare il termovalorizzatore come, diciamo, ultima chiamata per termovalorizzare quello che non si può in nessun modo recuperare, e questo a monte, a valle, andare a recuperare tutti quelli che sono i cascami di calore, collegamento col termo, con il teleriscaldamento di Legnano e Busto, importantissimo, ma anche il recupero della CO2 e delle scorie per riprodurre altra materia che viene rimessa in circolo. Ecco, questa è l'economia circolare: niente va sprecato, tutto viene riutilizzato. È la scommessa che vogliamo giocare e che giocheremo insieme ai cittadini che vogliono dialogare. Abbiamo parlato di dialogo, appunto. L'opposizione, come abbiamo visto oggi, non è comunque silenziosa, e anche Legnano sicuramente si fa sentire. Ma no? È giusto che ci sia, ci mancherebbe altro, anche perché dal dialogo, dal confronto, a volte anche aspro, a volte anche duro, vengono sicuramente anche dei suggerimenti, delle idee che poi sta a noi, come dire, prendere, valorizzare e trasformare in ipotesi di miglioramento. Credo che oggi Neutalia abbia dato una bellissima dimostrazione di come queste critiche, anche dure, possono essere trasformate in azioni e in proposte che non saranno chiacchiere, ma saranno azioni che entreranno nel piano industriale. Significa anche a volte investirci anche tanti soldi, ma per fare quello che dicevo prima, dare garanzie alla nostra popolazione di avere impianti che funzionano, impianti che ci facciano fare davvero la transizione ecologica che tutti auspichiamo.